Un attimo. Con serenità e abbiamo fatto un tragitto grazie anche al mare calmo, anzi quasi niente mosso, un bel tragitto così. Certo, la privazione, la folla manca, perché però c'è nel senso che è una realtà vissuta nel cuore dei termolesi, per cui questa resta, anzi secondo me proprio questa mancanza l'amplifica, sì, e la rende intima e occasione per riappropriarsi di se stessi, perché questa è la festa dei santi, ritornare al centro della nostra vita e alla positività delle nostre relazioni. Questo. Un invito, eccellenza, rivolto a tutta la comunità. Beh, l'invito è: non perdiamo questa occasione di privazione. Io la chiamo una potatura, ma la potatura può portare ulteriori frutti. Questi frutti dipendono da noi, perché chi pota taglia il ramo, quello che poi elabora il dolore, e da lì rinasce il germoglio nuovo e la vite, oppure l'albero. Perciò questo e allora è un percorso interiore che va fatto, e anche nelle relazioni, dentro le famiglie, nella comunità cristiana, ma anche nella comunità civile, questo. Ecco, grazie. Grazie, viva San Basso. Ok, no, però, va bene? Sindaco di Termoli, Francesco Roberti, una festa di San Basso singolare. Una festa di San Basso dedicata esclusivamente alla nostra marineria e ai loro familiari, in maniera più riservata, ma sicuramente sempre viva San Basso. Come ha vissuto questa processione un po' ristretta? Beh, all'inizio è stato un po' mortificante, perché abituati a vedere le gioie della nostra città e il divertimento e soprattutto l'entusiasmo. Però poi appena abbiamo preso il mare l'abbiamo vissuto in maniera riservata, ma sicuramente in maniera sentita, perché le nostre tradizioni comunque alla fine bisogna portarle avanti e bisogna in qualche maniera trasmetterle. È un modo proprio per recuperare e valorizzare il senso religioso di questa festa per tutti, per tutta la comunità. Beh, credo che quest'anno sia un anno particolare, perché è veramente dedicato ai nostri pescatori, alle loro famiglie. L'hanno fatto in maniera ristretta, ma sicuramente sentita come tutte le volte. Viva San Basso, sindaco! Sempre viva San Basso, sempre viva San Basso. Buon San Basso a tutti e un abbraccio. Con il cuore sarò vicino e vi sono vicino a tutti i termolesi. Incontriamo Stefano Paponnetti, armatore del motopeschereccio Romeo Rosalia Paponnetti, che quest'anno ha avuto l'onore di portare l'effigie di San Basso in questa processione in mare particolare in un tempo di pandemia. Come hai vissuto questa esperienza? Abbiamo cercato di fare nel miglior modo possibile, abbiamo cercato di portare la gente che si poteva portare, anche se dispiace perché abbiamo lasciato a terra tutte le persone a cui piace fare questo tipo di processione, però purtroppo non è dipeso da noi. È stato un modo proprio per rinnovare anche il vostro affidamento da parte di tutta la marineria, la protezione di San Basso? Sì, assolutamente sì, perché abbiamo paura che la tradizione vada persa, allora per noi abbiamo dovuto fare i salti mortali per poter uscire, almeno con le persone che potevamo avere lì. Una volta a largo l'emozione è diventata sempre più profonda. Sì, poi a largo, sì, poi vabbè, siamo lì e più vai avanti, poi c'è il momento della corona in cui il vescovo ti dice la preghiera. E quest'anno è stata fatta anche una cosa particolare per tutta la gente che ha sofferto, perché è giusto che sia così. Quindi una dedica ai caduti del mare, ma anche tutte le persone che hanno sofferto sono morte a causa del coronavirus. Sì, assolutamente sì, abbiamo pensato, è stato un abbraccio per tutti, un abbraccio e una preghiera per tutti è stato. Per voi non è la prima volta, no? Che capita proprio. Aspetta. Per voi non è la prima volta. Non è la prima volta che portate San Basso in mare? No, per me questo è l'onore tre volte di poter portare il santo. Quali anni? Allora io l'ho fatto 98, 2003 e 2020. Quante persone avete oggi trasportato in mare? Noi il numero consentito era 16 persone, compreso l'equipaggio e le autorità. I bambini sono stati esclusi, non contavano. Quindi
Stefano, viva San Basso, ancora più forte. Sì, viva San Basso, sempre, sempre. Ragazzi, forza.